Lenny Kravitz, The Chamber su Radio Bruno, andiamo a casa Pelù. Ciao Piero. Ciao. Ciao ragazzacci, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, ieri grande protagonista di Io suono da casa. Ormai ci si deve inventare qualsiasi cosa, stando a casa, dolce casa, come ormai ho soprannominato questo periodo. Siamo tutti agli arresti domiciliari, ma va bene così, insomma, stiamo cercando di dare una mano a tutti i medici che in prima linea si stanno anche rischiando la vita per noi, per la nostra salute, quindi nel mio piccolo anch'io faccio quello che posso. Chiaramente ogni tanto devo andare a fare la spesa, mi metto la mascherina, mi proteggo ben bene, mi lavo le mani quando rientro, e questo è quello che diciamo di vita sociale riesco a fare. E certo, il resto del tempo si suona, si ascolta la musica, si scrive, sto scrivendo una canzone che riguarda questo periodo, chissà se riuscirò a pubblicarla, ma intanto la sto scrivendo, sto cercando dei compagni di avventura e guardiamo un po' che cosa verrà fuori. Diciamo che il processo creativo non si ferma neanche nei momenti, anzi, di difficoltà, anzi forse sono da stimolo, da pungolo in qualche modo. Diciamo che, bravo, paradossalmente in un momento così forte, intenso, per quanto sospeso, ecco, perché effettivamente ci perde un po' la cognizione del tempo in questo periodo. Però gli stimoli non mancano da ogni punto di vista, quindi diciamo che comunque il fatto di scrivere è anche, lo dicono anche gli psicologi, perché in questo periodo sto seguendo fa molto bene essere creativi, è vero? Sì, fa molto bene essere creativi nel gioco e anche nella scrittura, per cui si possono tenere diari, si possono scrivere tutte le cose che passano per la testa a chiunque, perché faranno bene, perché questo è un momento che ci deve preparare a una grande rinascita. La rinascita arriverà quando finalmente il virus sarà stato isolato e quindi noi a quel punto dovremmo essere più solidi di prima, perché è chiaro che questo momento avrà un'onda lunga nel tempo, c'è poco da fare. Hai proprio ragione, quindi magari anche le paure, buttarle in diari, in fogli scritti per far capire, insomma, buttarle fuori hanno meno valore, quindi mettere giù tutto, per essere creativi, allontanarli. Il pensiero ossessivo, stare in casa, ve l'ha detto anche Piero, naturalmente, lui usa tutte le precauzioni del caso e vedete ha un punto di vista positivo anche in questa situazione. Grazie mille Piero. Ma grazie a voi ragazzacci, comunque il mantra di questo periodo è casa, dolce, casa. Sì. Bravo, è proprio così. Lo facciamo tipo om, casa, metto dolce, casa. Le dita in posizione. Va bene, grazie, ciao Piero. Grazie a voi ragazzacci, pronti a rinascere, giganti. Sì, più forti di prima, Piero Pelù, gigante su Radio Bruno.